Via! E che cazzo, dai! E mori? Mi sto a stancare. Che cazzo? Ecco, da morto ti preferisco, sei più simpatico. Ma quante cazzo di cose ci stanno qua sotto? Che posto di merda. Ansia. Quante altre cose orribili dovrò vedere qua dentro? Che non so cosa fosse, ma... Sei ancora viva! Compliments. Ma lì c'è anche qualcuno che non era zombie. Ah. Decapitati. È passato qualcuno a ripulire qua però. Tutte queste decapitazioni... Non sembrano affatto... roba da zombie. Deve scendere, lo so. Però voglio un attimo capire qui com'è la situazione. Ok. Allora. Altri, eccoli. C'è qualcuno che esplode dietro? Sì. E vattene a fanculo. Due. Ehi. Ma c'è, sta pure il terzo. Muori in silenzio cortesemente. Guarda che posto di merda. Sì, fanno venire l'ansia questi che esplodono, c'è poco da fare. Lì c'è una porta da cui uscirà uno che esplode, me lo sento. Ok, spero che Michael stia bene. Sicuro. Lascia l'edificio, ecco, questo mi pare un obiettivo molto interessante. Ha lasciato dietro di sé comunque dei bengala o sono quelli da cui siamo arrivati prima? Ti sei mosso, ho visto che ti sei mosso. Comunque prima quella grata era fottutamente chiusa. Posso evitare di farmi il bagno? Che ho capito dove sta sotto, ma ecco, lì ce n'è un enorme. Che ti dà fastidio la luce? Ah, aspetta, ma che davvero? Aspetta un attimo. Ti dà fastidio la luce. Questa è nuova. Non ti dà così tanto fastidio. Però l'importante è che tu muoia. E scusami, ti vorrei un attimo lootare. Ops, mi sono preso un po' di scosse. E lì si può salire con la scala. No, direi che non è una questione di scale qua. Mettiamoci su Shuriken per evitare esplosioni in faccia. Ok. Prendiamo le cose con molta calma. Ok. Che abbiamo qua? Ai lati. Che so ste cose appese? Merda scesa? Beh, essendo fogne ha un suo senso. Lì si scende ma c'è una porta.
che sia finita così? Ho il detonatore. Vediamo un po' che cos'è tutta questa storia. Sono curioso pure io. E non funziona. No, fammelo funzionare, eh. Grazie. È un simbolo con una freccia, tipo? Ah no, una faccia triste. Lo vediamo, Crane. Bel lavoro. Spero grazie. Che questo basti. Hai avuto qualche contatto con Jade? Crane. Jade. Oh. Sei tu. Crane, ho saputo cosa hai fatto. Vedo cosa hai fatto. Ti fa piacere? Allora, ci credi adesso che sono dalla vostra parte? Un momento, radono al suolo. Ero sicuro, sicuro. Figli di puttana. Ti pare che ce la lasciavano fare? Cazzo. Crane. Oh, ma è notte. Se sei davvero dalla nostra parte, devi contattare il GRE. Devi impedire al ministero di bombardare la città. Dobbiamo contattare il ministero. Bombarderanno tutto senza pensarci un attimo. Ragazzi, ascoltate. Zappi ha trovato un modo di superare il blocco radio, ma ha bisogno del vostro aiuto. Ok. Jade, hai sentito? Dobbiamo vederci. Sì, va bene. Incontriamoci in quel palazzo rosso sul canale Smeraldo. E poi vedremo. Sì. Crane, guardati le spalle. Qui gli infetti sono perfino più feroci di quelli che vivono nei bassi fondi. Lo vedo. Le fogne. Cioè, questa era entrata per le fogne. Ma è rifugio per dormire? Scusa, questo non è un rifugio. Sono entrato nel rifugio. Lo vedo che è notte. Porca troia. È un finto rifugio. Incontra gente nel palazzo rosso. No. Adesso se entro nelle fogne, che succede? Accendere il palazzo non ha avuto l'effetto previsto. Il ministero lo ha semplicemente distrutto. Ma perlomeno ora Jade vuole collaborare di nuovo. Che in questa situazione, guarda, è proprio la cosa prima a cui penso, il fatto che sia notte e stia entrando nelle fogne. Ci sta un cazzo di letto da qualche parte? No, qui da dove sono arrivato dai bassi fondi, mi sa. È il passaggio normale per i bassi, per entrare nella città vecchia. Quindi non era un rifugio. Brutta storia. Accendere sì, il palazzo non ha avuto l'effetto previsto. Ogni volta ce lo dividi, però? Dai. Il ministero lo ha semplicemente distrutto. Grazie. Allora, qui tocca organizzarsi un attimo diversamente, allora, perché tocca trovare un rifugio, perché io la notte che fuori non ce la voglio passare. Mi spiace per tutti quanti voi che appassionati dei notti, ma io mi sto a cagare sotto. Ok. E velocità. Ok. Quindi questa la mettiamo qua. Velocità F2. Notte F3. Allora. Ok. Quindi qual è un rifugio che mi sono sbloccato? Questo. Quello là. Togliamo la torcia. Questo rifugio del cazzo che stiamo adesso era un finto rifugio. Eccolo laggiù. Ma oh, stai zitto un attimo. Quello ha sentito dei rumori? Penso di sì. Quello dovrebbe essere un rifugio, giusto? Sono entrato in un rifugio. Dove si dorme? Ah, salve! Questa illuminazione, eh? Martellone. Tiè, piede un po' di roba. Che c'hai tu? Chiudo tutto. Posto. Dove dormo?
Dove si dorme qua dentro? Che abbiamo un tipo che ci sta proprio sopra. Eccolo. Non so cosa diceva, tipo recupera 684 punti. Ah, perché comunque mi ha pagato, anche se sono andato. Va bene. Ci ha fatto molto piacere. Ma tu hai proprio un problema. Cioè, da qua hai proprio l'illuminazione. Vabbè. Ora c'ho ancora l'effetto della pozione, perché dormire 10 ore non lo fa passare. Ecco perché quell'effetto brutto. Allora, guardiamo un attimo. Prima di andare da Jade al canale Smeraldo, qui ci sono un po' di cose che si possono. Un bel po' di cose che si possono fare. Questa zona non ci siamo proprio mai andati. Guarda qua quanta roba. Controlla cosa succede nell'area dei fan. Poi qui abbiamo delle missioni da prendere. Allora, io di base comunque devo andare a... come cacchio si chiama? Dal fornitore. Che sta? È questo qua? Non lo capisco. Teletrasporto, rifugio... No, non è il fornitore. Non ho il disegno del fornitore e questo non mi sta aiutando affatto. Fammi uscire un attimo da rifugio, va, così magari ce lo dice. Due missioni là, missioni, fornitore qua. Quindi andiamo dal fornitore, poi prendiamo un po' di missioncine in giro e poi facciamo una missioncina, direi. Aspetta, ora non vedo una mazza. E fatemi cambiare sta roba. Certo che non c'ho più una mazza, raga. Sono rimasto veramente senza una mazza. Ok, qui la zona posso passare da qua però. Vediamo se riesco a fare una cosa. Ok, così mi piace. No, raga, di notte sto posto mi mette un'inquietudine che non avete idea. Cioè, prima o poi lo faremo, eh. Questo chi è? È successo? Non parlo dell'epidemia, quella viene dal cielo. Dal È cielo? successo ad Arran. Quando trovarono il petrolio, dissero che saremmo diventati tutti Sei ricchi. rimasto un po' indietro. Dissero che avremmo avuto tutti un lavoro. Ai posti migliori li hanno dati agli stranieri. Sì, è Hanno sempre la stessa costruito storia. grattacieli con l'aria condizionata, ma non conosco nessuno che ci lavora. Per noi hanno fatto questa baraccopoli. Ecco la nostra ricompensa, il dono che ci ha fatto il petrolio. Ora l'acqua non è limpida. L'aria è Eh inquinata. sì, sono le Prima priorità questo quelle. non era un bel posto, ma non era brutto com'è adesso. Ah, dai. E poi è arrivata Dal cielo. l'epidemia. Il mese scorso ho visto un uomo, un ricco, attaccato da una contadina. Lei la conoscevo. Si chiamava Dove Denise. arriva? Denise, però, non era più una persona. Era diventata un mostro. E ha morso la faccia del ricco come una fetta di cocomero. Cosa che non Mi abbiamo mai visto vergogno a proprio. dirlo, ma assistere a quella scena mi ha reso Un felice. esempio della lotta di classe. Va bene. Ok. Allora, potremmo usare questo per fare un po' prima? Immagino di sì. Non ho idea di dove stia passando. Oh, guarda qui in piazza. Era proprio la piazza centrale, eh? Dove tutti venivano a divertirsi. Noi ci divertiremo a ignorare il posto. Dai, dai, che ce la fai, che hai preso 1000 punti skill d'agilità per fare ste cose. Dai pure qua, no, non è che... ce la fai, ambe. Adesso sono curioso di una cosa. Da questa altezza, se faccio questo, mi faccio anche male? Sì, volevo ucciderti in modo brutale. C'è tanta gente. Ok. Hermes. Salve University. Ah. Ti va un affare? Un affare? Chi è che parlava di affari? Non eri tu, era uno sotto. Ah. Hai sentito quella musica a tutto volume? Qualcuno l'ha alzata di proposito. Ma perché? Quel tizio vuole morire, probabilmente. Gli vogliamo dare la mano, dici? Va bene.
Ci credi? Beh, intanto segniamo, c'è la difficoltà media. Qui è che ci sta pure qualche stato, qualcosa. La musica non ci interessa. Tu stai zitto, fammi un po' tu qualche affare che c'hai. Niente di veramente utile, ma noi intanto sta roba ce la compriamo. C'ho niente che ho preso da venderti? Non credo, no. Tu sta il fornitore in tutto ciò. Era il tipo in fondo. Questo sta a fare segnini, ma ce può pure sta. Tu sei il fornitore, giusto? Ah, avevo anche roba da dare, sì. Oggetti degli esploratori, sì, grazie. Un po' di re. Mannaggia, ce la vendiamo. Ok. Nient'altro qui, eh? Ok. Uff. Mamma mia, signori. Sono molto, molto inquietato. Questo non ci dice nient'altro. Gli chiudiamo la porta? Eh? Minimo di Galateo. Allora, noi potremmo andare... Adesso dice... Scopri dove viene la musica in quell'area là. Se volessimo farla. Però stavo pensando che qui ci stanno due missioni. E potremmo andarle intanto a prendere. Così poi ci regoliamo un attimo meglio. Su cosa sia il caso fare. Non facciamo casino per niente. Che dovenia. Così ci piace. Boom boom. Ok. Mamma mia che atleticità. Questa un po' meno atleticità. Pardon. Dicevamo. Madre. Allora, di là dovremmo anche attraversare. Raga, è una piscina. Carina la piscina. Pizza. Non vi consiglio di mangiare questi posti arabi dove c'è scritto pizza. In realtà non vi consiglio di mangiare nessuna pizza in qualsiasi posto che non sia l'Italia. A meno che non abbiate un gusto per la pizza americana. E in qual caso posso consigliarvi quella di Chicago, che non è affatto male. È una sugnosità paurosa, ma che poco ha a che fare col nostro concetto di pizza. Ok, ci dovremmo stare. Non ha funzionato come mi aspettavo sto rampinao. Mamma mia, mi è rotto dalla cuffia. Ah, le missioni non stavano qui? O forse sì. Ah, Michael! Ehi, Crane! Piacere di rivederti! Fa piacere vederti in forma, Michael. Sta fuori dai guai. Decisamente. Sì, lo farò. E questa per te era una missione? Dire a un tipo di stare fuori dai guai? E il tipo l'altro dove sta? Ah, eccoli. Non ci dici niente? Va bene. E... però mi dava un'altra missione. Ma l'ho sognata? La risposta è sì. Allora, io direi che noi potremmo, visto che abbiamo incontrato Jade, qui c'è la zona inesplorata. Io andrei verso la zona inesplorata e l'altro rifugio. Decisamente. A posto. Qui ci stava una cosa da prendere, rifornimento aereo, vabbè. Stavo a fare un po' di corse, eh? Sì, lo so, lo so. Però tanto fa bene ai nostri punti agilità. Quindi è tutto propedeutico per avere un Crane in ottima forma. Poi, insomma, come sono atletico io, o sono in pochi, eh? Cioè, è chiaramente la cosa che ho più pippa nelle mie abilità, ma questo comunque è relativo. Allora, continuiamo a salire di qua. Questo sta in fuoco. Oh, eravate in due, bastardi. Quello là sopra lo possiamo ignorare? Direi di sì. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Non andiamo là che caschiamo male. Ok.
Zittate. Che sto a cercare di fare un approccio stealth. Sono solo quei tre? Pare di sì. Ok. Però mi fa aprire? Comunque lo volevo abbattere con quello silenzioso, ma chiaramente ho premuto un tasto che non c'entrava niente. Ok. Comunque la sento la musica, mo tocca solo capire esattamente. È quello che sta attirando tutti gli zombie, immagino. Vediamo di distrarre un po' la situazione. Rispetto a dove siamo noi. Ci hanno visto. Ops. Aia. Aspetta che c'è qualcuno là. Dove sta? Oh cazzo. Dai. Ti devo un favore. Fatto il livello? Io l'ho fatto per il livello. E fatto. Allora, a questo punto direi sì, prendiamoci attacco mimetico. Senza attivare attenzione ai nemici. Va bene. Aspetta che qui ci sta una missione. Ah, non è una missione, è un rifugio sbloccato così per il solo fatto che sono venuto qua. E non c'era nessuna missione. Perfetto. Bel giardino. Ci piace molto. Lì c'è un altro. In teoria adesso, no? Dovrei rimanere mimetizzato. Ottimo per le uccisioni stealth. Che figata. 1, 2. Sono solo due. Dove sta il terzo? Comunque devo capire perché io in teoria dovevo fargli. Se saltavo con l'arma a una mano. Non me lo fa. Avrei dovuto one shottarli. E invece no. Cosa straordinaria. Mo' le armi iniziano ad essere un po' più serie. Ma perché quando ci stavano solo gli uomini di Reis non me ne fotteva un cazzo? Dai. Allora, partiamo da destra. Fare qualcosa che in genere parto da sinistra. Ok. Sta musica la sentiamo fin troppo bene. Dai, dai. Allora. Noi siamo anche mimetizzati. Abbatti, ma. Infatti immaginavo che ci facesse male. La morte più lenta e agonizzante della storia. Permess. Posso entrare? Piuttosto che cadere? Sì, cioè nel senso, l'hai attirati tutti gli zombie, complimenti. È un rifugio secondo te? Sì, posso dormire, però. So perché sei qui.
Davvero? Per la musica. Oh, sono 3 del mattino. No, non è vero, è pomeriggio. Il tuo avversario ti attende ormai da diverso tempo. Di che sta parlando? Sembra, scusa, che tu l'abbia incontrato. Ha tentato di approfittarsi, Joker, delle mie visioni. Ma non condividerò il mio dono con un uomo come lui. Con te. Parli di Raiss, scusa. Lo farò. Quanto mi costerà? Il prezzo sarà alto. Ma non dovrai pagare me. Ora vai al fiume. Sei un pappone. Là cresce una bella donna dall'acre profumo, visibile solo alla luce della luna. La combustione delle sue ceneri mostra la via a colui che la cerca. Tutto qui? Portami diversi steli di questa pianta. Forse lo farò. Dovresti spegnere la musica, attira l'attenzione. Almeno abbassa il volume. Nulla entra senza che io lo voglia. Sicuro? Ora devo preparare la mente. Stiamo a posto, regà. Che devo fare io? Perché continua a stupirmi?